Alessandro Massari. E un saluto a tutti quanti i fruitori di Liberi TV e a te Gian Nicolacione. Un commento sul congresso, immagino che sia l'oggetto di questa intervista, un congresso come sempre non scontato, con una presunta distanza di radicali italiani dalle iniziative della classe radicale, proseguita con un documento politico molto, molto duro e molto importante rispetto al passato di dirigenza di radicali italiani, nello specifico le tre cariche, ma insomma tutto il movimento. E poi quando uno ha la possibilità di dialogare con Emma Bonino, con Marco Pannella, con Gianfranco Spadaccia, con Bandinelli, con Strickleaver, ma lo stesso Silvio Viale, che è stato oggetto di numerose critiche per quanto riguarda la conduzione del congresso, ma che è stato comunque leale, è riuscito a far parlare tutti, dimostra come si riesca a fare veramente sintesi anche delle differenze per crescere. Hanno parlato di divisioni, hanno parlato di gruppi, hanno fatto delle similitudini e poi oggi abbiamo avuto la conferma con l'accettazione della carica di Rita Bernardini, che è l'innovazione oppure un ritorno a un'impostazione, poiché lei è già stata segretaria di Radicali Italiani, e l'accettazione della candidatura da parte di Valerio Federico, che ha fatto parte della direzione dei Radicali Italiani, si è occupato molto spesso all'interno del gruppo Economia di molte questioni, soprattutto la trasparenza negli enti locali. Beh, questa è invece una continuità forte con quanto è stato fatto da Radicali Italiani, perché proprio nel gruppo Economia, dove io insieme a Marco Beltrandi, che voglio ricordare, e in questo momento abbiamo coordinato i lavori di tanti compagni che con passione, per esempio Valerio, ha saputo trovare dei modi nuovi per dimostrare quanto il regime sia pervasivo. E insomma, avere degli strumenti radicali per poter dimostrare che il mancato rispetto dello Stato del diritto produce disastri anche e soprattutto in economia è qualche cosa che arricchisce la battaglia per l'amnistia, ma per la Repubblica, con l'amnistia come leva, punto di partenza, per poi poter andare a, come dire, svelare tutti i nodi, tutti gli intrecci, tutti i conflitti di interesse, tutte le clientele, tutto il rifiuto del merito che poi produce la fuga di cervelli che sta impoverendo l'Italia. Questo è un congresso che appunto è stato un congresso vero e ne sono felice. Intanto sta per cominciare la conversazione Pannella Bordin, grazie Alessandro Massari. Grazie a voi, scusate, pensavo fosse già finita. Un saluto a tutti quanti i fruitori di Liberi TV, di cui sono un fan, un iscritto e un fruitore. Ciao, grazie.